Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Buonasera a tutti orchettisi Norcuverde, in questo video vi mostrerò tutti i nuovi contenuti del DLC Professioni della Frontiera che Rockstar Games ha rilasciato questa settimana su Red Dead Online. Iniziamo subito dalla seconda taglia leggendaria, Uomo Lupo, ultimo avvistamento nei pressi del lago Isabella. Questa è la sua introduzione che dovete vedere ogni volta che avviate questa taglia leggendaria. The Wolfman. You heard about him? Sounds like a tall tale, don't it? A man living up there with the wolves. I wish it was. He's a real life monster, and one that needs hunting down and... Well, one of the two ways it can go. Go up to Lake Isabella and look around those parts. You don't freeze to death, you might just find him. Be warned though, like most things wild, I expect he'll be skittish. His wolves, on the other hand, might not be. Il suo nome di battesimo resta ancora ignoto, ma un eremita violento e isolato, noto come l'Uomo Lupo, è ricercato per una serie di brutali omicidi. Consigliato dare la caccia a questo individuo assetato di sangue alla massima cautela, ritirato ai piedi delle colline innevate nei pressi del lago Isabella, area che pellula di pericolosi predatori come lupi e orsi. Poi è stata aggiunta la serie letale con mira manuale e poi sono stati rilasciati nuovi e diversi capi d'abbigliamento per il personaggio maschio che per quello femmina, che sono il cappello Trilby, acquistabile a partire dal prezzo di $68, il berretto Harley a partire dal prezzo di 3 lingotti d'oro, il cappello Ledbetter, acquistabile a partire dal prezzo di 6 lingotti d'oro, poi il poncho Fuentes a partire dal prezzo di $245, il gilet Killiman a partire dal prezzo di 6 lingotti d'oro, i pantaloni Allman acquistabili a partire dal prezzo di $42,50, la camicia Chaftin a partire dal prezzo di $51, la camicia Olmo a partire dal prezzo di 2 lingotti d'oro, gli stivali Stayorn acquistabili a partire dal prezzo di $159, gli stivali Rutherford acquistabili a partire dal prezzo di $104,50, poi la sciarpa Inglet acquistabile a partire dal prezzo di 2 lingotti d'oro e i nuovi modelli per la bandana rifinita e per la bandana con motivi, mentre per i giocatori che possiedono il personaggio femmina le due eleganti camicette Huerta e Winford e la gonna Hadley realizzata in pelle. Quindi nei torchetti io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione sotto ogni video. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!